Nella giornata di martedì è arrivata l'ufficialità. Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante ex Juventus si è legato ai rossoneri fino a fine stagione con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions League. Il croato vestirà la maglia numero 9, raccogliendo dunque un'eredità pesante visti i flop di chi l'ha indossata dopo Super Pippo Inzaghi. Mandzukic addirittura potrebbe essere già convocato per la sfida di sabato contro l'Atalanta. AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandzukic. L'attaccante ha firmato un contratto con il club rossonero fino al termine della stagione, con l'opzione di estenderlo per la stagione successiva. Mandzukic ha vinto 24 trofei con squadre di club, tra cui una Champions League, una Supercoppa europea, un mondiale per club, 9 campionati e 12 tra coppe e supercoppe nazionali. Mario Mandzukic indosserà la maglia numero 9. Questo il comunicato apparso sul sito del Milan per ufficializzare l'arrivo del giocatore. L'atteso incontro tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e l'allenatore Simone Inzaghi è avvenuto. L'intento di entrambe le parti è di andare avanti insieme. Al vertice era presente anche il DS Iglitare. Il tecnico si legherà ancora di più alla sua Lazio. Da capire solo la durata del nuovo contratto. Potrebbe aver deciso per un triennale con scadenza nel 2024 e non un biennale fino al 2023 con opzione per l'anno seguente. Altre tre stagioni sulla panchina della Lazio porterebbero Inzaghi a migliorare il primato nel numero di partite ufficiali come allenatore biancoceleste. Per quanto riguarda lo stipendio, la cifra si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro più bonus. Solo due le giornate di squalifica ricevute da Leo Messi dopo l'espulsione contro l'Athletic Bilbao in Supercoppa di Spagna a causa del pugno rifilato ad Asier Villalibre. Il giocatore blaugrana dunque salterà la trasferta di Coppa del Re contro il Cornella e quella di campionato in casa dell'Elche. Quella rimediata domenica sera è stata la prima espulsione in carriera per Messi in 754 partite con la maglia del Barcellona e sarà un'assenza pesante considerando che in questa stagione, nelle uniche due partite senza la pulce, l'11 di Koeman non ha mai vinto. Il Milan ha vinto a Cagliari e ha 3 punti in più dell'Inter. I nerazzurri celebrano gli assi Barella e Bastoni. Il titolo d'inverno sarà solo rossonero se la capolista non perderà sabato con l'Atalanta. La squadra di Gasperini domani recupererà la partita di Udine. Alla Sardinia Arena doppietta di Ibrahimovic, un rigore. 14° palo rossonero di Calabria, mentre Romagnoli e Selemakers saranno squalificati e Kier infortunato. Per il Cagliari 11ª gara senza vittorie. Cosa cambierà con l'arrivo di Mario Mandzukic al Milan? Due forti personalità come il croato e Ibrahimovic potranno convivere senza problemi. Domani Juventus-Napoli di Supercoppa. Con che spirito si presenterà la squadra di Pirlo? Dopo la brutta sconfitta di San Siro, Gattuso ha portato al terzo posto il Napoli con il 6-0 alla Fiorentina. È finito davvero il ciclo vincente dei bianconeri? Giampaolo ha lasciato la guida del Torino a Nicola. È il quarto avvicendamento della stagione dopo quelli di Fiorentina, Genoa e Parma. Thank you.